Iniziamo qui oggi il giro sugli ingressi di via Aurelia antica, ma meglio quelli della parte est di Villa Panfili dopo aver fatto quelli della parte ovest. Purtroppo iniziamo qui da Aurelia antica 183, dove questa mattina una ragazza che attraversava le strisce pedonali è stata investita da uno scooter. Ci risulta sia grave. Questo ingresso è uno dei più pericolosi che ci siano, perché non c'è un'area di rispetto all'esterno, le macchine passano in velocità normalmente, soprattutto la carreggiata è ristretta per le auto che vengono parcheggiate da un lato e dall'altro della strada. Immaginate che 20 anni fa abbiamo chiesto che questo accesso venisse modificato, è realizzato un piccolo marciapiede e dei dissuasori di velocità e anche un semaforo lampeggiante che appunto segnalasse la presenza di un ingresso. 20 anni fa non c'è stato neanche risposto, ci abbiamo riprovato 6 mesi fa, ci è stato spiegato come siamo andati in municipio, questa strada sia in realtà di competenza comunale e di fatto rimane così pericolosa, la strada pericolosa, la velocità, ma anche l'ingresso dal quale non possono accedere mezzi più alti del normale, ma più alti del normale sono le autopompe dei vigili del fuoco, sono le ambulanze ormai del modello più alto. Non si può accedere qui dentro perché ecco, la parte superiore di questo portone è bloccata da un lucchetto. È bloccata da un lucchetto, per cui le macchine che dovessero intervenire, peraltro col sistema utilizzato attualmente dal NUE 112, c'è un discorso di GPS, cioè viene rilevata la posizione della persona che lancia l'allarme al 112 e quindi l'ambulanza necessariamente cercherebbe di passare da questo ingresso, ma da questo ingresso non si può passare, per cui è costretta a fare un lungo giro. Allo stesso modo, ripetiamo, le autopompe dei vigili del fuoco, i mezzi di servizio pesante, addirittura alcuni mezzi che sono in dotazione delle forze dell'ordine. L'abbiamo visto quando gli OP, cioè l'ordine pubblico della Polizia di Stato, sono venuti qui, appunto hanno dovuto cercare la chiave per aprire il furgone. Qui ci sono i vigili urbani del 12° gruppo che stanno facendo i rilevamenti, perché l'incidente è stato veramente brutto. Chi ci ha assistito ha detto che la ragazza è volata per una ventina di metri, ma questa è la realtà di tutti i giorni. Adesso non si vedono macchine parcheggiate qui, ma normalmente, ancora di più nei giorni festivi, le macchine da una parte e dall'altra, le persone devono camminare in mezzo alla strada, le carrozzine, immaginate la situazione di un disabile, mentre le macchine sfrecciano di lato, perché qua in fondo è un lungo rettilineo, dove i mezzi prendono velocità. Così non si può andare avanti. Noi avevamo chiesto almeno la realizzazione di un'area di rispetto intorno, magari usando dei cordoli, magari usando quei sistemi per perimetrare i piloni, i piloncini quelli in metallo con la catena, in maniera tale che almeno quando le persone escono o entrano nella villa abbiano un minimo di protezione. Che dobbiamo dire? L'ennesima disgrazia, perché qua ne sono successe molte, e l'ancora immobilità di chi dovrebbe provvedere a cambiarla questa situazione. Una situazione, ripeto, che poi ha i suoi riflessi all'interno. All'interno, cioè, non c'è bisogno di farsi male qui fuori, qui fuori ci si fa male davvero, all'interno ci si fa male, ma non si può essere soccorsi. Non si può essere soccorsi passando da questo ingresso. È tutto che vi abbiamo raccontato, tralasciando i continui furti dei mezzi parcheggiati qui fuori alla mercé di quelli che da decine di anni
rubano di tutto. Oggi anche le strisce pedonali sono libere, ma normalmente a quel palo che vedete sono legati degli scooter, pregiudicando di nuovo un attraversamento corretto e in sicurezza. Ripetiamo, così non si può andare avanti.